Peggy 3. Proud screaming. E salve ragazzi, sono ancora io qui Gordoman, questo è di Minecraft. Sono qui con TDK ad aggiornarvi su le nuove mod di ma che stupido, sul nuovo aggiornamento dalla 1.5 di Minecraft, dalla 1.4. Vedremo un paio di cose che ho già preparato con la casa lì di fango, lasciatela stare. Iniziamo con la prima cosa. Il quarzo, praticamente nel Nether troveremo che adesso ci andiamo. Sperando che non laghi. Ah no, anche adesso avete visto, ho appena scoperto che appena passi il portale ti teletrasporti direttamente, hai visto? Vero. Cioè non aspetti là continuamente, sì. Proprio mentre passi, adesso cioè subito arriva. Sì, infatti, eccoli lì. Mamma che lag. Ecco qua. Mamma. 2 FPS, dai, cacchio. Ok. Questo qui è il quarzo. Quello che vedete lì. Mamma mia. Lag assurdo. Ma potente? Non assurdo, potente. Potente. Il lag si scatena, ragazzi. Ok. Questo qua è il quarzo, che adesso lo rompo. Tanto non mi serve adesso. Praticamente voi vi trovate ste robe qui, guarda, eccolo. Vi trovate ste robe qui. Lo prendete? Visto figaggine? Ma è vero. Così almeno non devi aspettare che il ghast quando sì. Si sveglia dal ghast. Vero. Che figa. Ah, eccolo. Le cispe sono le robe. Uè. No. Nether fallocco. Uè. Mi ha teletrasportato da tutt'altra parte. Che bastardo. Ok, siamo nella merda assurda. Assurda, veramente. Che no. Bastardo di Nether fallocco. Entra nel Nether e prova dall'altra parte del portale. Magari. Però sì. Non penso che abbia tanta differenza. Forse è questo. Che sei entrato nella parte sbagliata del portale, magari. Prova. Mamma, se mi teletrasporto da tutt'altra parte ti uccido. Adesso non lagga meno, ma invece. Ok, prima non eravamo usciti da qua. Dove c'era il quarzo subito. Fanciullo. Stesso posto. Ok, no, aspetta, tu okay, prova. Aspetta, taglierò il video finché non trovo le mie robe, perché quindi ci vediamo dopo. Ok, rieccoci. Siamo sempre nello stesso punto di Nether e guardate dove erano le altre robe. C'è proprio sti pezzi di merda. No, scherzo. Sti grandi viatori di Minecraft, ma anche pezzi di merda, mi hanno fatto perdere mezz'ora di giro. Sarebbero 5 minuti. Intanto ci abbiamo messo proprio molto. Per tipo fare sta roba qui, per fare noi nel Nether troviamo questo e con questo riusciamo a fare questo no, e con questo sempre riusciamo a fare questo. Ho sbagliato, certo. Allora praticamente aspetta che ne prendo uno. Praticamente con bruciando nella fornace il quarzo del Nether grezzo ci viene fuori il quarzo del Nether. Con il quarzo del Nether riusciamo a fare il blocco di quarzo, questa cosa qui. Poi con le slab di quarzo, che sapete che si fanno come ogni slab esistente qui in Minecraft, riusciremo a fare sto
questo cubo strano qua, Decorazione. sì, tipo decorativo. Poi con due blocchi di quarzo riusciremo sopra, uno sopra l'altro, in questo modo nella crafting table, riusciremo a fare il pilastro di quarzo e come ogni scala che esiste in Minecraft, riusciremo con sempre i blocchi di quarzo, riusciremo a fare le scale di quarzo. Sono molto belle. Altro aggiornamento, hanno messo sta roba qui, questo cubo. Voi dite, ma che cheese bear? È il blocco di redstone. Prendete questo blocco, è sempre attivo, non è come la redstone normale, che sta roba qui che non si attiva neanche. Sto blocco è normale, punto basta, serve per attivare la redstone e prendere redstone infinita senza che qualcos'altro Cioè, da interferisca. ogni parte del Del cubo cubo potete praticamente attivare tutto quello. qualsiasi cosa. Passiamo all'altro. Sto coso qui. Aspetta che prendo del materiale, prendo. Ecco, la pietra. Sto coso qui c'è anche nella mod dell'FTB, soltanto che è diverso, è bianco. Praticamente serve per non incasinare tutto. Se noi ci buttiamo sotto qualcosa, guardate che verrà subito teletrasportato qui. Perché passa da sta parte. Tipo così. Avete visto? Parte. E lo smista qui dentro. Una cosa abbastanza utile. Abbastanza. Beh, utile, tra virgolette. Abbastanza, non tantissimo, ma adesso passiamo a questi cosi qui. Sono tipo delle sono delle pressure plate, soltanto che non vanno, che non funzionano tipo appeso nel nostro corpo, ma funzionano appeso del coso del coso dell'oggetto che hai in mano, dei tipo cubi, tutto il resto. Questo qua, questo qui di ferro si chiama pedana, come si chiama, cacchio, che mi ricordo mica, pedana a pressione, no aspetta, sbagliato, non è questo, è pedana a pressione pesante, avete Di visto, ferro. pesante, e di ferro, è pesante, quindi non soltanto con uno, ma con tanti, riusciremo A farla attivare. a farlo, no, con uno lo facciamo attivare uno, ma a malapena. Invece con tanti, ma tanti, perché è pesante, infatti c'è scritto nel suo nome, riusciremo almeno a attivare tutto. Senti, Invece prova a usare la bedrock. Bedrock. Prova a usare la bedrock. Sì, prova a usarla, vediamo quante energie. Perché mi sa che è indistruttibile in Minecraft. Ma non c'entra proprio il blocco, dipende dai blocchi. Capisci? Prova, no. Giusto Ah, ho per già farti provato, capire. no, non serve. Certo. No, perché avevo una Sì, curiosità, quindi volevo chiedere. ok, Vabbè, grande. comunque. E il contrario di questo, si sta facendo sera, un secondo. 7 24 000. Adesso mattina. Il contrario di questo è che il suo nome è sempre pedana a pressione, ma stavolta, aspetta, ho sbagliato, ma stavolta leggera, quindi con pochi blocchi. Aspetta che li sto prendendo di nuovo. Avete visto che ho generato 3, 4, 5, 6 ed l'ha già finito. Ed è già arrivato in fondo con qualche blocco. Con qualche blocco è già arrivato in fondo. Quindi è utile tipo per le custom map e tutto il resto.